Ciao, sono Susan Bauerman e oggi vi mostro alcune varianti per fare l'hummus. Di solito si fa con i ceci, ma oggi useremo i fagioli neri. Vi farò vedere quanto è facile prepararlo. Prepariamo un barattolo di fagioli neri che ho scolato. Non li ho sciacquati, ho tolto solo il liquido dei fagioli conservandone un po' perché potrei averne bisogno nel caso l'hummus dovesse diventare troppo denso. Metto i fagioli nel robot da cucina. Ma potete usare anche il frullatore, anche se nel robot è più facile. Normalmente l'hummus si prepara con l'olio d'oliva, ma noi al posto dell'olio d'oliva useremo dell'avocado per avere un po' di grassi buoni in più e anche per renderlo più cremoso. Poi, al posto del tradizionale succo di limone, mettiamo del succo di lime, poi un pizzico di sale, un po' d'aglio. Questi ingredienti sono facoltativi. Sta a voi decidere se volete un gusto più o meno forte. Io preferisco i sapori decisi e quindi ci metto un po' di cumino e anche del coriandolo. Uniamo tutti gli ingredienti, chiudiamo con il coperchio e frulliamo finché l'impasto non diventa omogeneo. Una cosa che consiglio è di controllare sempre, perché se vedete che diventa troppo denso o se il motore comincia a sforzarsi troppo, allora aggiungete un po' di liquido. Iniziamo! Ha un bel aspetto, ma è un po' denso, quindi ci aggiungo un po' del liquido dei fagioli. Non troppo, sennò diventa troppo liquido, ma quel tanto che basta per dargli una consistenza cremosa. Continuo a frullare ed ecco il risultato. Ed ecco il risultato. Il nostro hummus è pronto. E lo serviremo con delle verdure. In genere si serve con patatine o sfoglie di mais, che sono abbastanza grasse. Noi invece useremo delle verdure. L'altra cosa bella dell'hummus è che contiene tante fibre e anche proteine, e quindi è un ottimo snack. E inoltre potete tenerlo in frigorifero tranquillamente, anche per una settimana o più, senza che si rovini. Va detto che l'hummus dei fagioli neri non è proprio attraente dal punto di vista del colore. E per questo ho conservato del coriandolo da usare come guarnizione. Eccolo qui, pronto ad essere servito e gustato. Offritelo agli ospiti o usatelo come spuntino. Buon appetito! It's really good. It is good. Mm-hmm.